Dalla siccità alle alluvioni, l'acqua un bene da valorizzare, questo è il titolo del convegno che c'è stato a Grisignano di Zocco, l'obiettivo sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica sul tema dei rischi idrici. Trattenere le acque quando sono più abbondanti e rilasciarle nel momento del bisogno per produrre al contempo energia pulita. L'appello alle istituzioni, alla regione in particolare, arriva dal Consorzio di Bonifica Brenta di Cittadella, consorzio preposto alla tutela del territorio idrogeologico che gestisce corsi d'acqua in un territorio di oltre 70.000 ettari e insiste su 54 comuni tra Vicenza, Padova e Treviso. Costruire altri invasi e serbatoi per prevenire situazioni di particolare sofferenza per l'agricoltura, come quella dell'estate appena trascorsa. Cercare di costruire nuovi invasi, in particolar modo noi parliamo spesso del vanoi, vuol dire costruire un invaso che tra la provincia di Trento e la provincia di Belluno che possa nei momenti di abbondante di piogge ed acqua trattenerle e rilasciarle nei momenti di bisogno come questa estate di siccità, e potrebbe anche questo produrre energia pulita naturalmente con gli impianti ed essere a vantaggio sia per quelle province e soprattutto per il mondo agricolo. Dopo Caronte, Minosse, Lucifero che hanno caratterizzato un'estate impegnativa con temperature elevate e scarsità idrica mettendo a repentaglio le colture, ora si affacciano i rischi dell'autunno. È ancora fresco il ricordo dell'alluvione di 2 anni fa che ha flagellato numerosi comuni tra le province di Padova e Vicenza, per questo l'esigenza di sensibilizzare sulle problematiche che riguardano i bacini idrici e le falde acquifere, con particolare attenzione al tema delle manutenzioni. Sappiamo che oggi il problema delle alluvioni è derivata essenzialmente da grosse piogge, voglio dire intense, quindi la tracimazione dei fiumi talvolta è veramente molto veloce. In realtà bisogna cercare di fare dei lavori di rafforzamento di argini e soprattutto la pulizia dei corsi d'acqua, questo è molto molto importante. Quindi vogliamo proprio portare l'attenzione prima di tutto sulle manutenzioni, che sono la cosa più importante, e poi eventualmente, sapendo che le risorse disponibili talvolta sono anche poche esigue, fare anche delle opere importanti per mettere in sicurezza i nostri centri abitati. Dalla siccità alle alluvioni, il tema del convegno organizzato dal comune di Grisignano di Zocco in concomitanza con la Fiera del Soco e dal Consorzio di Bonifica Brenta. Da un estremo all'altro, questo è il focus a cui hanno partecipato anche i rappresentanti di categoria del mondo agricolo.